Ciao, sono Doug. Non posso rispondere. Lasciate nome e numero di telefono e vi richiamerò. Salve, risponde il dottor Stuart Price dello studio dentistico Divine. Lasciate un messaggio dopo il... Ciao, sono Phil. Lasciate un messaggio. Ma niente SMS, per favore, roba da gay. Ancora niente? No, hanno tutti la segreteria telefonica. Vedrai che ci sarà una spiegazione. Tesoro, è Las Vegas. Perdi il senso del tempo in quei casinò, senza finestre, senza orologi. Avrà beccato la serie fortunata e non bisogna mai alzarsi dal tavolo se becchi la serie giusta. Ti alzi se ti devi sposare. Pronto. Tracy, sono Phil. Phil, ma dove diavolo siete? Sto impazzendo. Sì, senti... Abbiamo fatto un casino. Ma di che stai parlando? E l'addio al celibato l'altra notte. Noi abbiamo perso il controllo e... Merda. Abbiamo perso Doug. Che? Non riusciamo a trovare Doug. Che stai dicendo, Phil? Ci dobbiamo sposare tra 5 ore. Sì. Io non ci conterei troppo. Been blowing on my back. I was born to bring trouble wherever I'm at. Heard a number 13 tattooed on my neck. That ink starts to itch. Black gon' turn to red. I was born in the soul of misery, and I never had me a name. They just gave me a number when I was young. Un po' alla mia sinistra, così. Grazie, molto bene. Oh, oh, occhio, oh. Pervertito! Alan, ti sta solo misurando il cavallo. Questo mi ha toccato le staffe. Ha finito. Ora si può cambiare. Sì, grazie Floyd, grazie infinite. Dai, bello, diamoci una mossa. Senti, Doug, stavo pensando che... Se volete andare a Las Vegas senza di me, non c'è nessun problema. Che c'entra questa fesseria? Beh, Phil e Stu sono amici tuoi, è il tuo addio al celibato e... E piantala, Alan, quei due ti adorano. E poi non voglio che tu ti debba reprimere solo perché c'è il fratello di tua moglie. Queste serate sono... Non è come credi. Non sarà come credi, te l'ho detto, Alan, ok? È solo una notte a Las Vegas, niente di speciale. E poi tu non sei solo... Suo fratello, sei mio fratello ora. Voglio che tu sappia, Doug, che ho la bocca imbalsamata. Qualunque cosa succeda, non dirò mai e poi mai una sola parola. Ok, ho capito, grazie, ma non sarà... No, sul serio. Qualunque cosa faremo, anche se uccidiamo qualcuno. Che? Hai capito? È la città del peccato. Sarò una tomba. Ok. È chiaro. Grazie. No, grazie a te. Ti voglio tanto bene. No, Sid. Fai sul serio? Certo, sei della famiglia ormai.
Sei sicuro? Tu adori quest'auto. Doug, è solo una macchina. Basta che metti la protezione sulle gomme e così non si riempiono di sabbia. Lo farò senz'altro. Che ci vuole? Non far guidare Alan. Non ha tutte le rotelle a posto. Capisco. Neanche Phil. Non mi piace. Ti puoi fidare, sarò l'unico a guidare quest'auto. Te lo prometto. Bene. E quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas. Ah. A parte l'herpes, quello torna insieme a te. Bene. Oh, molti devono ancora consegnare il permesso dei genitori. È i $90 della prossima visita guidata all'osservatorio Griffith. So, pagate adesso o rimpiangerete per sempre l'esperienza della vita, ragazzi. Tu hai già dato. Grazie. Grazie, Russ. Grazie. Grazie, Bobbitt. Molto bene. Dobbiamo stare così vicino? Qual è il problema? Non dovrei essere qui. Perché mai, Alan? Non posso stare a meno di 500 metri da una scuola. Che? O da un parco giochi. Signor Winnick, volevo... Weekend, Budnick, io non ti conosco, tu non esisti. Cazzo! Che macchina! Sì. Guido io. No, non se ne parla neanche... Non mettere i... Cristo, attento alla pelle! Zitto e parti prima che questi sfigati facciano altre domande. Animale! Chi è questo? È Alan, il fratello di Tracy. Ci siamo visti 4 volte. Oh, certo. Come ti butta? La lozione per i capelli! Lozione! Fatto! E non dimenticarti di usarla. Lo vedo quando non la usi. I capelli sono più deboli, si sfibrano. Usare la lozione! Fatto! E poi chiamami appena arrivi in albergo, non come a quella conferenza, Phoenix. Ti ricordo che mi hai chiamata dopo 2 ore. Sì, ero il relatore principale, mi aspettavano sul palco. E allora? Sì, hai ragione, scusa. Sì. Ma che ti prende? Lascia stare. Spero solo che non giriate per strip club. Melissa, andiamo nella Napa Valley. Non credo ci siano strip club nella regione del vino. Ma se ce n'è uno, Phil, di certo lo scoprirà. Oh. Non sarà come credi. E poi lo sai come la penso su certe cose? Lo so, è solo che questi addii al celibato io li trovo schifosi. È vero, hai ragione, sono schifosi. Per non dire patetici. Mm-hmm. Quei posti sono immondi. Sì. E la cosa peggiore è vedere una ragazzina che sculetta e si struscia su una merda di lurido palo. Quella ragazzina ha un padre e una madre. Insieme l'abbiamo detto. Vedi? Vorrei che i tuoi amici fossero maturi come te. Loro sono maturi, è solo che tu non li conosci bene. Il dottor Scarreggione in casa? Dottor Scarreggione! Io vado. Buona idea, dottor Scarreggione. Buon weekend. Mi mancherai molto.